E ciao a tutti ragazzi, qui su Libri, trovati nel mio canale. In questo nuovo video ci siamo qui ritornati a parlare del nuovo DLC di Grand Theft Auto Online in arrivo giorno 25 giugno. Poiché appunto Rockstar nella giornata di ieri ci ha confermato data d'uscita, ci ha dato delle nuove informazioni in merito al DLC, su cosa potremmo fare e cosa non potremmo fare. Abbiamo un pochettino di missioni nuove, abbiamo un trailer che andremo ad analizzare. Insomma, un bel po' di roba. Questo video tra l'altro lo sto facendo direttamente in presa diretta dal PC, così ve lo pubblico il prima possibile. Ovviamente io come sempre, prima di cominciare, vi invito a lasciare un bel like per supportarmi il canale, commentate, condividete ed iscrivetevi per non perdervi tutti i video dedicati sia alle modifiche dei veicoli di questo nuovo DLC che a tutte le missioni, perché come ogni DLC noi portiamo sia le missioni che i veicoli. Quindi se non volete perdervi tutti questi magici contenuti, iscrivetevi. Detto ciò signori, siamo qui sul Newswire. Come vedete abbiamo qui una locandina che sarebbe, diciamo, la miniatura del trailer, ok? Il DLC si chiamerà Button Dollar Bounties, e come vedete appunto abbiamo inseguimenti, abbiamo dei ricercati, abbiamo Mahood, abbiamo un furgoncino della Button Dollar, degli agenti della polizia. Insomma, questo DLC sarà a tema poliziesco, esattamente come avevamo già intuito la scorsa volta. E Rockstar ci scrive: GTA Online Bottom Dollar Bounties in arrivo il 25 giugno, guarda il nuovo trailer di questo aggiornamento, GTA Online ricco d'azione. Quindi signori, giorno 25 giugno avremo il nuovo DLC. Tutte le piattaforme ci arrivo già da adesso, arriverà su PS5, PS4, Xbox Series X ed S, One e PC, quindi su tutte le piattaforme in cui GTA Online è disponibile. Mahood Heckless vuole affidare la sua ardente passione per la giustizia alla prossima generazione di cacciatori di taglie, e sta qualcuno cercando, scritto male, che rilevi l'agenzia di cauzioni Bottom Dollar affinché rintracci e metta dentro i malfattori di tutta Los Santos e Blaine County. Collabora con Jeanette, la figlia di Mahood, in GTA Online Button Dollar Bounties per dare la caccia a canaglie di ogni sorta, intascando le relative taglie nel nuovo aggiornamento ricco d'azione per GTA Online in arrivo il 25 giugno. Quindi in buona sostanza avremo questo nuovo business, che vediamo anche nel trailer e lo vedremo adesso, in cui grazie alla collaborazione di Mahood e la figlia dovremo prendere dei tizi, ci saranno dei tizi che dovremo cacciare e buttare dentro. Quanto guadagneremo? Non lo sappiamo, lo scopriremo sicuramente più avanti, però comunque sempre essere un qualcosa di davvero interessante. Nulla di nuovo, poiché già su GTA Storia possiamo fare questo tipo di lavoro per Mahood, però portato online non lo so, potrebbe avere un altro tipo di senso. Staremo a vedere come Rockstar gestirà il tutto. E qui vediamo quest'altra immagine dove appunto possiamo vedere il Bottom Dollar, quindi questo nuovo business che possiamo acquistare con tanto di furgoncino dedicato, che non so dirvi se è nuovo o è un burrito acchittato. E poi ci scrivono: sfrutta una nuova serie di veicoli della polizia per ripulire le strade di Sotter San Andreas negli incarichi della polizia non ufficiali per l'agente dell'LSPD Vincent Effenberg. Inoltre non farti sfuggire le nuove gare da drift e drag nel creatore di Rockstar, nuovi veicoli, aggiornamenti e tanto altro in arrivo in GTA Online durante l'estate e non solo. Quindi già qui ci confermano che questo DLC sarà in drip feed, e diciamo che al momento abbiamo avuto solo delle informazioni in merito al nuovo business. Per quanto riguarda invece le missioni di Vincent non sappiamo ancora nulla, non sappiamo se sarà una serie di missioni che porteranno ad una specie di colpo come è già stato nello scorso DLC, oppure se avremo delle missioni da fare per conto di Vincent così sporadiche, non collegate fra di loro. Ecco, sicuramente le missioni saranno rilasciate con il drip feed, in particolar modo quelle di Vincent, già me le vedo. Poche informazioni a riguardo, quindi secondo me le missioni di Vincent arriveranno in estate inoltrata. Comunque andiamo a vedere il trailer per capire un attimino cosa abbiamo di nuovo. Trailer che sul sito di Rockstar non parte, ce lo guarderemo subito. Signori, 30 secondi di trailer, facciamolo partire e guardiamo. Ok, in questo primo frame possiamo vedere il Bottom Dollar, che appunto è la nuova, il nuovo business che possiamo acquistare. La location è molto particolare perché siamo proprio di fronte alla stazione di polizia, quella che abbiamo vicino a Strawberry, se non mi sbaglio, per intenderci l'unica nella quale possiamo entrare. E qui vediamo appunto il nuovo furgoncino e una nuova auto della polizia. Tra l'altro mi ricorda tantissimo l'auto della polizia dei Blues Brothers, quindi top. E qui quella che penso sia una nuova auto, una sorta di DeLorean sembrerebbe. Non vorrei sparare cagatine, però potrebbe essere tranquillamente una sorta di DeLorean ed è una nuova auto. Qui vediamo appunto il nostro personaggio con la figlia di Mahood, quindi come si chiamava? Jeanette, una roba del genere. E penso che ci troviamo comunque all'interno del nostro nuovo
business che potremo acquistare. Qua abbiamo Bottom Dollar Bounties, inquadratura dall'interno dell'auto della polizia, che come vediamo è bella carica di dettagli. Abbiamo già visto questo livello di dettaglio anche nello scorso DLC. E qui possiamo vedere la nuova auto della polizia e un'altra nuova auto della polizia, che tra l'altro sembrerebbe essere quella di San Andreas, ragazzi. A me ricorda tantissimo l'auto della polizia di GTA San Andreas. E abbiamo anche qui quello che sembrerebbe essere un inseguimento di auto durante una gara clandestina. Non vedo auto nuove in questa nuova scena, diciamo. Qui vediamo invece Mahood con, penso, i nomi delle varie taglie all'interno del nuovo business, che parla con il personaggio. Eccola qui, Mahood. E qui abbiamo nuovamente il furgoncino. Abbiamo questa qui che dovrebbe essere la Overfraud Pipistrello, quindi l'auto nuova. Questa penso sia l'auto di prima e un'altra nuova auto. Qui possiamo vedere nuovamente il furgoncino e quella che sembrerebbe essere una scena del crimine, se devo essere sincero. E questa, se non mi sbaglio, è Paige, tra l'altro, quindi anche Paige sarà coinvolta all'interno di questo nuovo DLC. Qui una sorta di arresto all'interno di un locale, quindi probabilmente una taglia che abbiamo catturato o che potremo catturare. Esplosioni random, due veicoli che non sono nuovi, secondo me sono già presenti all'interno del gioco, con il mule blindato. Nuovamente la figlia di Mahood. Qui sbattiamo all'interno della prigione, che appunto sarà il nostro nuovo business, una taglia. Ecco qui. Come vedete possiamo anche attaccarci, diciamo, sul lato del nostro nuovo furgoncino. Esplosioni random, qui spariamo ad un mule blindato, nuovamente Mahood. Di nuovo esplosioni random in quel di Palito Bay, che in realtà non è Palito Bay ma è Sandy Shores. Sempre le solite auto, auto della polizia nuove non ne vedo. E di nuovo Bottom Dollars Bounties. Signori, che dire, il DLC sembra essere davvero ma davvero interessante. Sicuramente non sarà il top DLC di GTA Online, non sarà lungo chissà quanto, però è un buon DLC per passare l'estate in compagnia di GTA Online, o comunque le prime settimane d'estate di GTA Online. Io come sempre spero che questo video molto veloce vi sia piaciuto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti in merito a questo nuovo DLC, se vi sembra interessante oppure no. Aspetto i vostri commenti qua sotto. Vi invito a lasciare un bel like per supportare meglio il canale, commentate, condividete, se avete voglia iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti. Seguitemi su Instagram e TikTok e noi ci rivediamo con un prossimo video. Woo!